Buonasera. È sempre bello prendere un applauso senza fare niente, perché ho detto solo buonasera, era solo per presentarci e per darvi il benvenuto in questa bellissima coreografia e scenografia che ci accompagna a questa serata che si fa presto a dire galà. Ma noi questa sera è un galà un po' più leggero, perché ci divertiremo anche. Ora io dovrei presentare altri brani d'opera, però io voglio dirlo, perché ce l'ho qui chiuso dentro di me, prima di tutto, che siete un pubblico meraviglioso. Voglio che voi vi facciate un applauso, perché siete eccezionali. Grazie di essere qui questa sera. Intanto però io vi voglio spiegare perché mi trovo qui. Io vengo da Napoli, penso si sia capito che ho questo accento nordico invece della nostra città amata da tutti, come anche tutto il meridione. Quindi noi siamo tutti abbracciati nel nostro calore, nel nostro sole, come Napoli, come Taranto, Bari e la Sicilia e tutto. Però io mi trovo qui e vi dico la verità, io sono stato invitato dal maestro, il maestro Paolo Cuccaro, e vorrei far dire a lui che io non mi sono presentato stasera, è una cosa gravissima. Allora chiederei al maestro Paolo Cuccaro di presentarmi, grazie. Signore e signori, questa sera abbiamo il piacere di venire qui sul palco a condurre questo concerto Paolo Cuccaro. Eh sì, è una cosa rara, ma siamo cugini e erano anni che non avevamo un incontro, ci sentivamo così raramente per telefono. E pensate che nel periodo della quarantena, questa brutta cosa che ci ha tenuti fermi e chiusi in casa, ci siamo sentiti per telefono e abbiamo fatto una sonata a distanza, perché il bravo pianista ha intonato una canzone napoletana ed io mi sono messo a cantare, l'abbiamo filmata e poi pubblicata. Quindi se andate su YouTube, mettete Paolo Cuccaro, sono due Cuccaro, trovate il brano che abbiamo fatto a distanza. Ma io però dico una cosa, ora mi trovo qui, può essere non mi fate cantare. Io sono napoletano e se non canto muore. È un detto proprio nostro. Quindi se il bravo cugino mi accompagnerebbe, io farei questo omaggio a due grandi artisti del passato, il musicista compositore che è Mario Costa Tarantino di Taranto ed il bravo poeta Salvatore Di Giacomo napoletano. Quindi facciamo questo Taranto Napoli, Napoli Taranto, andata e ritorno, con due brani, due forse tre, non so quanti riusciamo a farne, di questi due autori. E uno che è bellissimo, è una serenata e la dedico a voi, e si chiama proprio Serenata Napolitana, col permesso dell'orchestra, eh? Stata sola breta stillastra, faccio mure rimpetta stampata, vega ombra e che stombra sei tu. Fresca a notte in luna d'argento, saglia in cielo e più bianca di vento, e l'usciata ogni tanto dall'aria se senti passare. Che notte, ma perché non t'affaccio? Ma perché,
destino che io ci credo ci spero. Catarì, non ne ho vero, tu contenta non sei. Tutto insieme st'amore fernuto, tutto insieme desciva da nata, mi chiantate e mi rite bonnui. E a chi state che molto vuol bene, stai pensando e assettate la spinta, ma chi state stasera non bene, e mai più tutti chi venarrà. No, non vedo, non vedo, l'ha vista ma strada, camminando raccorgunata, e ridendo parlava di te. Hanno scritto un altro brano che è eccezionale. Nel 1886 addirittura scrissero questo brano che tutti conoscono e si chiama Era de Maggio. E fresca era l'aria e tutto il giardino adorava de rosa accende basse. Era de maggio, io non me ne scordo, e una canzone cantava a due voci, e che un tempo passa e che un la ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. E dicevo, cuore, cuore, cuore mio, lontano vai, tu me la sei conto allora, chissà quando tu rispondevi, torna a raggio, quando torna lì rosa, si stuciore, torna a maggio, pure a maggio e stonga, si stuciore, torna a maggio, pure a maggio e stonga.
sotturnata e mo con mala vota cantammo insieme l'umotiva antica. E fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa cento basse. Era de maggio e no, non me ne scorda, e una canzone cantava a due voci. Che un tempo passa e che un me la ricorda, e fresca era l'aria e la canzone. Canzone, per i brani, perché noi napoletani facciamo del nostro meglio per dare il meglio, perché li sentiamo i brani. Però i due autori non è che facevano solo questi brani così melodici, così struggenti e belli, ma facevano anche dei brani in allegria, come un brano sempre scritto nel 1885, mi pare, io non vorrei perché non c'ero anche in quell'epoca, che si chiama ancora Oilì Oilà, che è un'allegria, quindi vorrei che voi anche con le mani ci divertiamo un po' insieme a portare il ritmo. Maestro, possiamo far sentire il ritmo al pubblico? Bello forte. Mi sbatto cuore, dimmi la tua che chiesta, si non è amore, che sta amore, oilì oilà, e dice la mamma tua, si devo far male là, che sta amore, oilì oilà, e dice la mamma tua, si devo far male là. C'è una Carmela qua in mezzo, no? Una Carmela qualsiasi, ce la dedichiamo. Carme d'incel, lo bello mare di l'essente buona, si no tu resta sola l'ariola, a verità ce l'ho da compagni, ric, l'ariola. Non si spezza io là, e dice la mamma tua, si devo far male là. Non si spezza io là, si spezza ancora sera, non si può più cadere. E allora, Carme, tu assieme, un bello mare delle sempre zone, se no tu resta sola, 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 l'aria.
almeno abbiamo fatto anche un po' di ritmo. Io in verità avevo fatto fermare il maestro perché volevo far fare il coro a voi, ma non eravate pronti. Vediamo se lo facciamo. Grazie. Ho fatto questa parentesi con mio cugino, il pianista Paolo Cuccaro. Grazie a tutti. Urria sapeva che si marita, facite sempre faccia marigiata, ma voi quando è più brutto lo facite, più bella l'occhio mi va presentata. Chissà si pure voi venà accorgite, ma questi modi brigide, tasse capeta rite, a sotto d'anito zucchero e a coppa maresina, ma è tanto caccia buta e tanto caccia girà, lo doce sotto a tazzo fino a notte l'ad arrivà. Più tempo passa e più va raffreddata, invece di scaldare caffè squisito, ma un bel caso pure per gelato, si dà delizia no caffè granito, facendo una concorrenza limonata. Ma questi modi a briciole, tazze caffè marito, a sotto da vino zucchero e a coppa marosita, ma è tanto che già avuto. Basta così o vogliamo un altro caffè? Ah, giustamente il maestro ci chiede al pubblico perché sono loro che decidono. Allora facciamo una cosa, visto che abbiamo creato oltre un momento così bello, serio, di musica classica, io sto facendo un po' il pagliaccio perché ho portato un po' di allegria, di canzoni tipiche napoletane un po' diverse, più leggere da quella. Alla però femmina. Non ho capito. Alla femmina. No, facciamo. Il signore si crede che sta al piano bar, Ferrichini. Magari con piacere, ma adesso abbiamo una scaletta e un repertorio. Invece ho trovato un brano che forse pochi conoscono, perché il napoletano quando viene lasciato dalla propria donna e fa di tutto per riconquistarla, però non ce la fa, a un certo punto esce pazzo. Esce pazzo. Vedete, lui chi ha così. Maestro, un po' di musica per piacere. Così facciamo vedere al pubblico come si esce pazzo. Ma già curà, mi esa sta capa una cosa pesante, pesante, pesante. Mi fermo qua e mi fermo là, e a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo, la gente dice fui, fui. Ma il viso del forno
l'ho fatto per te. Il grugno del pazzo, o tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi. Faccio pazzo, o tengo per te. Come mi sono stato, come e Maggiagurà, Maggiagurà, oggi il dottore mi ha detto: mio caro, voi state un guaio, toccate qua, sentite qua, e a reta capa una specie una pallida in nissa trovò. E tu stai, e tu stai, ah, come tosta sta pallida in nissa. Il fotografo guarda. Non vi mettete paura, ma il viso del fondo, o tengo per te, a capo cavallo, a tengo per te. Ho venduto 3 quadri nello schizzo, 4 vende di struzzo e una razza, faccio un pazzo, a tengo per te. Come mi penso sta capo, come mi penso sta capo, ai gre, ai gre, a capo mi penso, ma già curato. Ma c'è ancora. Ah, che mi hai fatto, donna malvagia, perversa e spergiura. Ma che c'è fa? Che posso fa? Se mi suicido vedendomi morto, mi metto paura. Ma già sparò. Io non sono forse le prove. Se io dico ma già sparò, rispondete. Non ti sparò. No, non ti sparò. Ma già sparò. Sì. Quando sì. Allora che facciamo? Il suicidio. Voi non dovete invogliare al suicidio. C'è la pena di morte. Allora, aiutatemi, non mi fate fare questa cosa. Quando io dico, ma già sparà, tutti insieme, non ti sparà. Ma già sparà. La gente dice che è meglio accampare. E allora mo campo, che è meglio per me. Ma il pranzo del pazzo però lo faccio per te. O mi mangio una sarda e una pizza, una scamorza e una gamba e merluzza. Il pranzo del pazzo lo faccio per te. Come mi ho messo sta capo, come mi ho messo sta capo, ehi, cre, ehi, cre, a capo mi ho messo, ah, come mi ho messo sta capo, come mi ho messo sta capo, ehi, cre, ehi, cre, a capo mi ho messo, ah, come mi ho messo sta capo, come mi ho messo sta capo, ehi, cre, ehi, cre, a capo mi ho messo. Continuiamo e richiamo i cantanti e il tenore e il soprano che ci servono per ritornare nell'ambiente classico. Prima di chiudere, almeno il mio piccolo desiderio è quello di avere il piacere di cantare insieme agli artisti che avete ascoltato e che vi hanno deliziato tutta la serata, e insieme all'orchestra, all'ensemble Domenico Savino, vorrei inserirmi anch'io, almeno nel finale, se non vi dispiace, dedicando a tutto questo pubblico, anche perché mi è stato chiesto, O Sole Mio. Cosa è
Il pianista Paolo Cuccaro. E alla fine io e insieme ai cantanti che diciamo i nomi, non mi ricordo, ma ci auguravo, no. Bell'Antuono, Maria Cristina e Oronzo Durso. Signore e signori, Paolo Cuccaro. Abbiamo concluso in famiglia, così come vi avevo detto, ci siamo conosciuti adesso, sono venuto da Napoli appena qualche giorno fa, però ho visto Taranto che mi è piaciuta tantissimo. Ora fra poco ci sarà la degustazione giù scendendo le scale, appena spengono le luci voi scendete giù, non cadete e poi venite dopo due mesi, non ho mangiato tutte cose. Grazie, buonasera.